forse è una droga necessaria. No, sono stato felicissimo di averla ospite anche in un altro duetto che è Come stai, e poi c'è la presenza di Giancarlo Giannini, che chiude l'album con una poesia meravigliosa scritta da me e da Alessandro Di Zio, un grande amico, e preziosito veramente questo lavoro con questa voce straordinaria. Ecco Gio, il 3 dicembre, se non sbaglio, mi sono presa un appunto e mi sembra anche corretto, cosa strana, tu sarai a Chieti per una data del tuo tour, accanto alla Croce Rossa. Voglio ricordare insomma che non ti sei mai tirato indietro nelle operazioni che avessero anche un supporto. È vero, è vero. Beh, dico sempre che è uno dei nostri, dei motivi secondo me che dovrebbe spingere un artista, no, a fare questo mestiere, cioè il fatto di poter fare anche qualcosa, se si può comunicare e sensibilizzare con la propria voce a delle problematiche, insomma io lo faccio sempre volentieri. Ecco, Lola invece è stata un poco più veloce, perché il diario di Lola in effetti noi abbiamo avuto modo di ascoltarlo, di parlarne durante le nostre interviste, talmente più veloce, caro Joe, che lei sta già preparando un nuovo album di canzoni inedite. Io questo, Lola, lo sottolineo, perché tu questa sera ci darai un'opportunità e ci farai un regalo davvero grande, perché presenterai nel nostro live due canzoni nuovissime, mai ascoltate, che presenti per la prima volta qui a Radio Italia Solo Musica Italiana. È vero, diciamo che mi vestirò solo dei miei pensieri, dei miei sentimenti, della mia musica. Mi sento veramente molto emozionata perché è il primo album che faccio da cantautrice, no? Ho scritto fin da bambina mille di canzoni, però sempre mi dava molta vergogna, diciamo, raccontarmi così tanto e che la gente capiva tutto quanto di me, no? Certo. Però è arrivato il momento giusto, credo, perché ho un pubblico che comunque mi sostiene, mi segue da quando ho iniziato con il teatro e con tutte quelle maschere, no? Che io giustamente sceglievo anche di interpretare più che di raccontare me stessa. Avete trasformato il musical, Lola, questo va detto, è vero. Insomma, avete davvero fatto un'operazione perché fondamentale. Era un'opera rock, sicuramente avevano bisogno quei progetti di artisti che fanno musica pop, che fanno il rock, perché sennò sarebbe impossibile a livello dell'impostazione vocale, no? E io continuo a parlare, però stasera voglio solo cantare finalmente, mi parlo così tanto. Tu mi guarda ogni volta, mi dice, ma quanto parli? Allora cioè, adesso guarda, l'ultima cosa la dico io, se vuoi, ovvero che sto scrivendo adesso le canzoni. Si chiamerà Desnuda l'album che arriverà, io questo voglio ricordarlo, e voglio anche ricordare una cosa importante, lo faccio io, Lola, è che tu proprio all'inizio...